Pandemia, guerra Russia-Ucraina, rincari di energia e materie prime. In due anni il panorama economico mondiale è stato stravolto. Ne parliamo con Ivan Maestrini, dell'omonima azienda produttrice di raccorderie e valvolame nautici. Con la situazione politica attuale ci troviamo a dover combattere spesso con l'altalenanza dei prezzi delle materie prime. Per il resto, in linea di massima, non abbiamo grossi problemi noi come Maestrini, in quanto lavoriamo poco con gli stati dell'est. Purtroppo le materie prime, i loro costi e i costi dell'energia determinano dei problemi non indifferenti per tutti nel nostro comparto. L'attuale situazione economica ci porta ovviamente ad avere difficoltà coi costi anche di trasporto, oltre che coi costi dell'energia, contro cui insomma possiamo fare molto poco. Come Maestrini riusciamo a ribaltare solo in parte questi costi sulla clientela, e purtroppo questo diminuisce la nostra marginalità. Fortunatamente, come volumi, per il momento stiamo andando ancora abbastanza bene, direi anzi molto bene, per cui ce la caviamo sui volumi riducendo le marginalità. MCE quest'anno, invece di svolgersi come normalmente avviene nei mesi di normalmente marzo o febbraio, si è svolta nel mese fine giugno, inizi di luglio. Questo periodo purtroppo è un periodo molto busy per tutte le aziende, quindi non solo per noi che esponiamo, ma anche per i visitatori, per chi ci visita. E pertanto il successo è stato molto, molto limitato. Abbiamo avuto poca presenza, abbiamo avuto la mancanza quasi totale degli utilizzatori finali e soltanto gli operatori economici, diciamo, che alla fine sono quelli più interessati al nostro prodotto e quindi a interagire con noi, ma tuttavia ci è mancata una larga parte della clientela. Per ciò che riguarda il futuro, sinceramente è davvero estremamente difficile fare delle previsioni, quasi impossibile. Abbiamo visto nell'ultimo paio d'anni dei cambiamenti che erano inimmaginabili. A questo punto diventa estremamente difficile fare delle previsioni. Riteniamo che nell'immediato non cambierà molto la situazione di mercato attuale. Per l'anno prossimo può darsi che ci siano dei cambiamenti, magari anche significativi, ma purtroppo bisogna muoversi con estrema calma e senza fare passi troppo azzardati, ecco.